Quella era la sua gente, era la gente che quando è venuto qua aveva 18 anni, gli ha dato una famiglia, gli ha dato qualcosa che lui aveva perso. E quindi ci tenevo a parlare perché non sono, davvero non lo volevo fare, ma proprio per ringraziare di questo, per averlo accolto, per avergli voluto bene e per... E penso che lui abbia ricambiato con l'affetto per tutti voi, per l'Italia, per l'Italia, per i cagliaritani, per tutti i sardi, ma non solo, ma anche per gli italiani tutti. Ecco, non ho ringraziato prima la Fiducia, ci tengo a farlo perché papà, quella mondo per loro che l'aveva ritiro, la vista in piedi, la vista la Madonna Nazionale sarebbe davvero una cosa tanto importante. Il presidente Malagò un paio di anni fa gli ha dato l'ultimo riconoscimento ed è stata l'ultima volta che lui è uscito di casa praticamente. Poi ha deciso che forse con i canti dello stadio di Girivono di noi forse avesse chiuso un ciclo e quindi si è chiuso a casa, però egoisticamente dico che io e mio fratello l'abbiamo sempre condiviso con piacere con tutti, però gli ultimi anni ce lo siamo goduti un po' più noi, egoisticamente dico che ci ha fatto piacere alle mie nipoti, anche se so che non è per qualche, soprattutto per i cagliaritani, non vederlo più in giro, non sapere che fosse nel suo solito ristorante, perché lui era sempre, faceva sempre le stesse cose, non le cambiava mai, sicuramente non è stata più la stessa cosa. Io chiudo dicendo, spero con tutto il cuore che papà possa rivedere la sua mamma lì in cielo, perché era davvero la persona che lui ha amato di più nella vita. Anche lui se n'è andato come voleva lui, perché lui non lo conduceva nessuno, era omosessuale fino alla fine, quindi anche ieri ha deciso quello che voleva fare. Grazie a tutti. Il Signore sia con voi.